Stiamo procedendo ad effettuare le ultime attività amministrative, tecniche amministrative e la prossima settimana, nei prossimi giorni, formalizzerò queste dimissioni. Ad oggi non ho la maggioranza. Le dimissioni devono essere solo firmate. Gabriele De Angelis, il giorno dopo la sentenza del Consiglio di Stato, che ha dato ragione al sindaco uscente Gianni Di Pangrazio, assegnandogli la maggioranza in Consiglio Comunale, come aveva già fatto il TAR Abruzzo in precedenza, annuncia di voler lasciare la guida del Comune, impossibilitato, dice, ad espletare il mandato ricevuto dai cittadini. L'attuale sindaco, sostenuto dalla maggioranza di centrodestra, è vittima della cosiddetta anatra zoppa, fenomeno che accade quando si vince il ballottaggio ma non si riesce ad ottenere il premio di maggioranza per effetto dei voti ottenuti dalla coalizione nel primo turno. Un paradosso che però lascia il comune senza guida, affidandolo al commissario prefettizio. Noi dobbiamo lavorare per i cittadini di Avezzano e ci hanno votato per fare delle cose che stiamo facendo. Non potrei mai tradire né i cittadini né la mia città. Ora il centro-sinistra ha 13 consiglieri e il centro-destra 9. Giustizia è fatta, dice Di Pangrazio, che sottolinea come sia stata ripristinata la volontà popolare con la vittoria del programma scelto dalla maggioranza dei cittadini di Avezzano. Abbiamo parlato più volte, abbiamo aperto le porte più volte al De Angelis, ma mi pare che lui continui a vivere sulla luna e continua invece a pensare che può esserci qualche ingiugio. Non ci saranno ingiugi, alla luce del sole si può fare tutto nell'interesse della città di Avezzano, altrimenti è meglio tornare alle urne. Se questo vuole De Angelis, noi siamo pronti anche a tornare alle urne.